Dottoressa Salardi, parlare di politiche attive del lavoro oggi, alla luce di quanto è successo chiaramente anche con la pandemia, è quanto mai importante. Il progetto si inserisce in un rafforzamento di queste politiche. Certo, è proprio un rafforzamento con meno vincoli di quello che sono le politiche attive del lavoro, diciamo, normali, formali. I finanziamenti ovviamente impongono dei vincoli, dei requisiti. Noi cerchiamo di abbattere queste barriere e di allargare il più possibile la partecipazione delle persone che hanno, appunto, possono avere vincoli di orari, possono mancare di titoli di accesso a qualche opportunità più formalizzata. Le nostre attività vogliono essere più inclusive ancora, e mettersi accanto alle diverse attività di politica attiva del lavoro che già ci sono e già sono finanziate da regione o da livello nazionale. Mediamente quante richieste ricevete? E sappiamo anche che con la pandemia sono aumentate. Sì, noi seguiamo all'incirca, riceviamo un 2000 richieste all'anno, con la pandemia il 30% di aumento abbiamo avuto di richieste di accesso per un primo colloquio di orientamento, a seguito del quale poi iniziano dei percorsi, mediamente sono almeno 3 colloqui e poi c'è in alcuni casi l'inserimento in progetti, in attività, in altri si esaurisce il bisogno con l'orientatore direttamente. E c'è una percentuale così, diciamo, di chiusura del percorso? Tra queste 2000 richieste più o meno quante vanno in porto poi? Sì, allora in alcuni casi l'uscita, diciamo, è il miglioramento dell'occupabilità, che è la base di fondo di tutte le nostre politiche. Poi ci sono ovviamente, a seconda della base di partenza, diversi casi di successo di inserimento professionale con contratti di tipo diverso. Può essere un contratto di apprendistato, che è un grande successo per un giovane, può essere un contratto a tempo determinato o indeterminato per una persona adulta. Abbiamo anche qui un monitoraggio che viene fatto circa 3-4 mesi al termine dell'anno per vedere tutte le persone seguite nei percorsi che tipo di esito, se sono iscritti a formazione, se sono inserite al lavoro. C'è una buona percentuale, un 30-40% comunque hanno un inserimento lavorativo.